Tifosi veri che fanno della, diciamo così, della loro fede una ragione di vita, ma stiamo parlando di fede azzurra. E abbiamo in collegamento il Club Napoli Santa Maria Capua Venere, azzurra Venere, mi avete scritto Capua Venere. Venere, appunto, mi avete scritto Venere Santa Maria Capua Venere azzurra. Ovvero che ne hanno pianito. Eccovi qua, come state ragazzi? Come va? Tutto bene, grazie mille dell'invito. Ma siamo contenti di essere con voi. Vabbè, avete insomma un club importante, 200 iscritti, ci avete tanti anche whips, compreso il nostro Montervino tra i vostri associati, sì. C'è Maurizio De Giovanni, Silver Mele, Arturo. Ho capito, è una loggia. Ho capito. Ve la vedete? Allora, innanzitutto complimenti, è una bellissima sede. Vedo tutto questo azzurro, queste sciarpe, e fa già molto piacere. Volevo sentire il vostro parere, anzi il carissimo avvocato, volevo sapere il vostro parere su Insigne, va bene? Diteci un po' la vostra. Allora, innanzitutto mi presento, io sono il presidente, sono l'avvocato Rosario Avenia. Avenia, sì. Sono accanto all'avvocato Bruno Miranti, che è accanto a me. Allora, scusa se ti interrompo, meno male che l'hai indicato, perché io non riesco a vedere il labiale con la mascherina, quindi per me potrebbe parlare chiunque, quindi indica, perché non riesco a capire. Io sono il presidente, perfetto. Accanto a me Bruno Miranti, il vicepresidente, perfetto. E poi alcuni soci, assessori vari, eccetera. Cerchiamo pure di rispettare un po' quelle che sono le disposizioni di tutti. Bisogna. Dobbiamo farlo. Allora, per quanto riguarda questa la mia personalissima idea rispetto alla questione Insigne, io ritengo che non si possa andare a dare il giudizio sull'uomo, sulla persona, né tantomeno su De Laurentiis. De Laurentiis fa l'imprenditore e gestisce come lui vuole. Certo. Dopodiché Insigne fa il calciatore e noi, diciamo, presto, troppo facilmente attribuiamo delle responsabilità, troppo facilmente facciamo anche i contabili delle società e diamo anche degli apprezzamenti anche sulla persona, sull'uomo e quant'altro, ma non io penso che non lo possiamo fare. Non sta a noi giudicare le persone e poi anche il calciatore. Ha fatto una scelta, non sappiamo se De Laurentiis si sia mai seduto a tavolo effettivamente con una proposta adeguata nei confronti del calciatore. Certo. Noi, come è solito dire, ma poi è la verità, dopo Maradona, io penso che tutti noi amiamo la maglia, a prescindere dalle 10 anni. Ci innamoriamo, siamo tifosi di tutti i calciatori fin quando vestono la maglia azzurra. Assolutamente, assolutamente. È giusto così. Di fare le proprie scelte. Meno male. Questo è che finalmente. Guarda che bel club tifosi maturi si dovrebbe essere. Club tifosi maturi, è giusto così. Anche perché ha fotografato il calcio moderno, perché alla fine questo è l'unica cosa che c'era. Il vostro associato Montervino che diceva che secondo lui, e lui è un uomo di campo, secondo lui alcune società hanno delle, ma più che bandiere, perché alla fine comunque Zanetti è un argentino, però hanno dei giocatori che hanno fatto, in un certo senso sono degli ambasciatori nel mondo. Sì. Ho ascoltato anche l'intervento di Ciccio, condivido, ognuno lo so, però questi calciatori indicati, il Totti, lo Zanetti, Maldini e quelli che sono stati banditi, erano amati all'unanimità dai tifosi, dal popolo milanista, romanista, juventino. Insigne non lo è mai stato, dobbiamo dire la verità. C'è stata sempre divisione sul calciatore, al 50% non tutti l'hanno mai amato, non è mai stata una bandiera da questo punto come di Amsic, vista. Quindi secondo me il paragone regge però fino a un certo punto. Giusto. Perché Insigne non è mai stato il nostro Del Piero, il nostro Totti. No, Presidente, tu hai a prescindere. Presidente, hai ragione. Hai ragione perfettamente, ma infatti non è stato fatto con Insigne, non è stato fatto neanche con Amsic, che invece era amato da tutti, non è stato fatto con Cannavaro, che comunque Paolo è stato voluto bene comunque da tutti, non è stato fatto con Maggio, che era amato da tutti, quindi non è una questione di essere amato. Poi,
poi là poi entra in gioco la componente società. Bravo, e io quello intendevo. Però c'è da dire anche una cosa, è facile parlare quando sono Inter, Milan e Juventus che hanno vinto valanghe e valanghe di trofei. Guarda che Maldini e il Napoli invece dopo Maradona è molto pesante. Io voglio fare un esempio su Maldini. È difficile ritrovare un leader dopo Maradona, è quello, amare quello come detto. Tutti gli altri leader, che ho usato però, così, disse, però, Maldini, anche se ci sono stati, però è difficile, capito? Disse, ma Maldini al Milan, nella sua ultima partita in carriera, al giro di campo è stato fischiato da tutto lo stadio, quindi non era così tanto amato, però per la società era una cosa diversa. Però per la società è stato un uomo che dopo 6-7 anni che è stato fuori è stato richiamato. Allora, io volevo per adesso salutarvi, e tanto ci sentiamo altre volte, vi ringrazio, ci sentiamo tra un poco, forza Napoli sempre, anche con voi ci sentiamo tra un po', anche perché dobbiamo adesso sentire che cosa ci hanno da dire, gli avere il proprio sconto alla fine del 20%, quindi avete la possibilità immediatamente di avere il cash e potete immediatamente appunto rispenderlo nei negozi di Zoom Iguana. Sul sito trovate dove sono, insomma ci sono anche a Napoli, quindi vedete un po', grazie agli amici di Zoom Iguana. Allora, vedo che comunque l'argomento Insigne ha sempre il suo perché, devo dire che però dal Club Napoli abbiamo avuto, certo che la puoi dire Andrea, siamo apposta. Io, l'applauso che forse avranno sentito era fatto da me, perché finalmente ho sentito dei tifosi oggi, consapevoli del mondo del calcio che è oggi. Ha detto due cose sacrosante, ha detto noi dopo Maradona non ci siamo più affezionati, D'Insigne non è stato come Del Piero, come questi grandi campioni e idoli. Ma perché la storia del Napoli è stata come quella della Juve? No, assolutamente. E allora? Certo, però intendo dire, quando dice io voglio il Napoli e non mi interessa più del singolo giocatore, è il calcio di oggi. Se oggi c'è De Laurentiis che non è un tifoso, è un presidente tifoso, qualche anno fa c'era il presidente tifoso e ne abbiamo parlato. Quindi oggi il calcio è questo e penso meglio di così non lo potevo spiegare. Però io credo che tutti quanti ci stiamo disinnamorando del calcio, perché è cambiato. Perché non è più fatto di simboli e di bandiere. Questo è vero. E quindi noi tutti gli anni, ma il calcio è cambiato, non è più come una volta. Continuiamo a dire così, però continuiamo a comportarci in maniera tale da farci allontanare dal calcio. Io, è normale, oggi le società di calcio sono delle aziende, io faccio il dirigente, quindi sono costretto a vedere i numeri, soprattutto in sede di mercato come in questo periodo, e a volte devo fare dei sacrifici perché altrimenti non si può andare avanti, io lo capisco, però io credo che sia anche normale arrivare a una via di mezzo. Ci sta la possibilità di coltivare un ragazzo, farlo crescere, farlo diventare un idolo, una bandiera, è normale. Insigne non è Del Piero, non è Maldini, ma anche la storia del Napoli non è paragonabile a quella della Juve e del Milan, quello è completamente diverso. Io sinceramente, dopo che ho visto Messi andare via dal Barcellona, altri due o tre problemi mi sono fatto. Allora, prima di andare, abbiamo una telefonata, cioè abbiamo un amico da un po' che ci sta aspettando, subito la telefonata andiamo da Italia. Sì, salutiamo Mimmo, ciao, sei in diretta. Sì, buon pomeriggio. 20 minuti va benissimo con voi. Volevo dire, dall'ultima telefonata, perché ho aspettato? Ho aspettato perché, signori cari, fermatevi un minuto e ascoltate. Prego. Allora, e mettiamo le cose in ordine. Mi chiama, mi reco dal presidente, mi mando la persona dal presidente, voglio rinnovare gli stessi soldi. Il presidente dice di no, io faccio il professionista. E nel momento in cui il presidente mi fa delle offerte, io da professionista ricevo 1 milione al mese per 4 anni. 1 milione al giorno. Questa è la cifra, 1 milione al mese per 4 anni. Mi siedo, mi guardo, mi faccio i conti e ritengo di accettare questa offerta. Ricordo a tutti che Ferrara andò alla Juventus, Cannavaro dopo il Parma andò alla Juventus, la nostra odiata Juventus, mentre lui va fuori perché ha detto che in Europa e in Italia non poteva giocare contro il Napoli. Udite, udite. Allora, qui stiamo parlando di un professionista, un ragazzo serio, un ragazzo per bene, che non è né Cannavaro e né Ferrara, grazie a Dio. Detto questo, perché poi i medici ci campano sopra, si divertono, c'è un certo signor Dybala che l'8 marzo del 2020 prende il Covid e gioca col Covid la famosa partita Juve-Inter. Si tiene sotto ricatto la Juve da un anno e mezzo e non va a nessuna parte. Io non lo dico perché me ne raccontano.
le so le cose. Certo, certo. Altrimenti non ne parlo. È un anno e mezzo che tiene sotto Riccardo. Agnelli mette il veto su Dybala e ai giornalisti dice chi parla di Dybala non lavora più, va in mezzo alla strada, anche se si chiama Sconcelli. No, no, noi siamo... Certo. O si sia Telelibere che manda la rotativa delle due. Io, questo è un inciso per dire un poco che oggi chi va allo stadio e dovrebbe solamente fischiare, sta fischiando il Napoli, non sta fischiando Insigne, perché sul campo noi non siamo il pubblico del Milan che fischia Donnarumma quando gioca la nazionale. Va bene. Siamo un altro tipo di pubblico. Ok. Noi ascoltatemi un attimo ancora. Sì, sì, però velocemente, scusami, velocemente che abbiamo altre cose. Sì, brevissimo. Veloce, grazie. In questi tre giorni della Juventus non si è passato della cosa più importante. Allora ai due professionisti del calcio che stanno lì nello studio, si è mai visto che due giocatori che vengono cambiati in campo, che vengono sostituite alla fine della partita, corrono in campo e aggrediscono l'arbitro? Ne abbiamo parlato noi alla fine della partita tanto e lungamente. Scusaci, andiamo adesso, grazie di aver chiamato, andiamo da Italia al Maradona. Sì, allora siamo con due tifosi per sentire anche la voce di quelli che oggi saranno allo stadio. Fischi, non fischi per Insigne, è una battuta veloce e un commento su tutto quello che è accaduto ieri. Allora, il suo nome anche. Io mi chiamo Antonio, sono tifosissimo del Napoli da una vita. Non solo quello che è accaduto ieri, quello che stiamo già iniziando a vedere da prima della partita della Juventus. Un vero capitano non va a firmare a Roma prima di una partita importante. Ieri non fa quel video deprimente prima di un'altra partita importante, e poi vorrei dire che non è una perdita grossa quella che abbiamo avuto, assolutamente. Si deve togliere la fascia immediatamente, perché è stato anche capace di gettare la maglia del Napoli, e quindi per me non è mai stato il mio capitano e mai sarà il mio capitano. Quindi per me, lo dico proprio in avanti, se non puoi di Gianamo, perché non serve. Un giocatore che ha fatto 100 gol in 10 anni, 40 sul rigore, quindi ne rimangono 60 su azione. A media 6 gol all'anno su azione, per me può andare via subito, di mano a mano, indifferenza totale, okay. Ma sa da lua fascia. Beh, insomma, senza mezze misure, ragazzi. E allora niente, su questa battuta un po' triste io vi restituisco la linea, mentre è tornato il patapato dell'acqua, ci sentiamo tra il primo e il secondo tempo. Ok. Ah, quindi, ma l'altro quindi ce l'avevi per farti compagnia, che credevo che facessi la domanda. In realtà è perché erano lo stesso giubbino, nel caso in cui tu volessi rifare la domanda. Perfetto, adesso sono 4 o 5 così. Perfetto, ok, tutto più chiaro. Allora, sentiamo adesso gli amici, perché questa sera, col fatto che finiamo per ora di cena, noi andiamo da Innovative, estro creatività ed eccellenza della materia prima. Figlio Roma Ranar Innovative di Giuseppe Scichitano raggiunge traguardi sempre più importanti tra i migliori ristoranti di Napoli. Grazie allo studio e alla ricerca di Giuseppe Scichitano e della sua brigata di sale e di cucina, Innovative ha conquistato il Leone d'Argento di Venezia, oltre ad aggiudicarsi importanti riconoscimenti come il premio Totò e il prestigioso Cellar d'Or di Decanto, per essere tra i migliori 100 ristoranti con cantina in Italia. Preparazioni sceniche ed esperienza culinaria straordinaria, Innovative non smette mai di stupire con le sue continue creazioni. Beh, che dire, complimenti agli amici di Innovative, a Figlio Roma Ranar, ma soprattutto grazie mille per essere sempre qui con noi, e ci vediamo più tardi a cena. Allora, io voglio fare un appello a quelli che sono gli intenditori di vino, cioè avere una cantina come quella loro è una cosa importantissima, quindi vi sanno poi veramente consigliare il vino giusto per la pietanza, e quindi va sicuro che verrà ricreata anche là. È un arricchimento totale questa trasmissione. Sì. Grazie ancora a Innovative. Allora, è una ricreazione. Allora, abbiamo immediatamente avuto, dopo diciamo così, la diplomazia e anche una visione realista del calcio moderno, abbiamo immediatamente avuto la pancia del tifoso. No, vedi, questo è quello che voleva De Laurentiis. Sì, sì, appunto, vabbè, spaccare ovviamente. No, non l'ha spaccata, completamente distrutto, cioè, non è che l'ha spaccata di così, perché i due non si erano mai andati d'accordo, questa era una però cosa risaputa. Capisci, anche lui ci ha messo del suo, e dispiace dirlo, perché, ripeto, stiamo parlando di un grandissimo giocatore, stiamo parlando di un giocatore che poteva scrivere ancora la storia con la maglia del Napoli. E mezzo che si parla di storia però, nuovo. Mi rendo conto che deve andare avanti con la trasmissione, perché tu Insigne, no? Si potrebbero fare proprio dei capitoli. Io devo dire che tra i più felici che va via sono
sono io. Cioè, alla perché fine, non ce la fai più. Non è già faccio no, lo stress, ma per basta. Te capirlo, guarda. Guarda, io ho iniziato la trasmissione che avevo. Però, Umberto Balsamo mi aveva dedicato. Umberto Balsamo mi aveva dedicato. Sciolgo le trecce ai cavalli. Guardate come mai ci fate. Siamo solamente a gennaio. Guardi, posso allora, noi vogliamo che giochi e che abbia la fascia di capitano. E gioco pure buono. A parte, ma Juve Napoli 1-1 che stavamo pure vincendo, ci manca un rigore, eccetera. Ma non è che era questo il segreto. Dai, il nostro amico ci scrive: buonasera, Insigne si deve solo ringraziare perché non ha aspettato né l'Inter né la Juventus. Ecco, dai, Juventus è scuola di Juventus, secondo me dire, non lo voleva, no. Non lo voleva assolutamente. L'Inter insomma. Comunque ci sono l'Inter forse sì. Fatti oggettivi e poi non voglio più parlare di Insigne. Non è amato al 100% della tifoseria del Napoli e mi sembra ovvio, l'abbiamo sempre saputo. È un giocatore titolare della nazionale, quindi è un giocatore fortissimo e non c'è dubbio, non bisogna parlare di un Insigne che adesso è scarso o non è scarso, è un giocatore importante. Detto questo, non è stato neanche amato, per quello che penso io, né da De Laurentiis né da Spalletti, nel modo totale per la sua qualità che è, e la proposta del Toronto era per un professionista irrinunciabile. Non poteva reputare. Queste sono per me delle cose oggettive. Basta parlare di Insigne, no, si può dire? Sono basta? Ok. Mister ha messo un punto grande così. Ok, mister, una domanda. Insigne potrebbe tornare oggi? Allora. Cioè, ma ci sta proprio che faccia gol oggi? Oh, ma già, stare, già guarda, alla grandissima, contro la Juve, alla grandissima. Cioè, Arturo mi sta facendo un pochino sognare, capito? Cioè, beh, mi dispiacerebbe la prossima stagione così. Dici che, Arturo, ma il tuo è un rumor o è una suggestions? No, io parlo con te. No, non c'è niente perché sta solo troppo. Non c'è niente, però Berardi secondo me è l'unico veramente nel campionato italiano ad oggi che sul piano dell'apporto ti può dare quello che ti dà Insigne. Sull'altra fascia sposti Lozano a sinistra dove ha sempre giocato e Berardi, ragazzi, Berardi sta facendo la differenza da due anni, è veramente uno dei migliori nel nostro campionato, segna, fa segnare, è un 94, quindi ha tre anni meno di Lorenzo. 120 con sé. Ma Giobuti in macchatta che mi sta a fare cosa mi hai capito? Fammi capire. Ci fai sognare inutilmente. Cioè non è che amo perché ti lo pigiamo quello ne ha mai sul. Siamo ancora a gennaio. Era generica. Allora tu mi fai un piacere, mi devi fare una promessa però, perché giochiamo contro la Samp, tu forse insomma tra Ciulel e Agundor ci sei. Per quando ritorniamo te lo cambi sto maglione di colore. Me lo prometti? Ma è azzurro Napoli, non è blu scuro, è azzurro Napoli. È azzurro, sei daltonico, caro Salvatore, e ti consiglio una visita perché è azzurro Napoli. Tu, una cosa devo chiedere, poi lo chiedo anche a Yolanda, che insomma è un po' più vicina a quelle che sono i vari rumors. Quando ha preso il 3, se ti può interessare come. Ho letto pure i dividendi del gruppo De Laurentiis da poco che mi hanno mandato sul cellulare, e devo dire che praticamente i soldi li fanno giustamente col Napoli, ma è così anche perché c'è quasi tutta la famiglia a Libropaga, ma è una cosa che è successa, addirittura ci sono state società che hanno svuotato le società di calcio e se ne sono prese, almeno questa. Volevo dirti, sai di altri arrivi? C'è qualcosa? C'è qualche trattativa di Giuntoli? C'è Gulam adesso? Beh, ragazzi, in questo momento con questo Gulam è chiaro che poi ha un attimino frenato tutto, no? Perché se veramente Gulam è quello che abbiamo visto a Torino, riesce ad esserlo in maniera continuativa, sicuramente il Napoli lì poi ha trovato questo sostituto, considerando due cose: che Gulam poi in estate va in scadenza e che per l'estate il Napoli ha l'accordo con Renildo Mandavà del Lille, che lo vai a prendere a zero, quindi l'idea potrebbe essere sfrutto Gulam in questi sei mesi che poi mi va in scadenza e poi in estate prendo uno a zero. Se voi mi chiedete serve un terzino, io vi dico sì, lo prenderei comunque. Se vi devo raccontare quello che è la situazione ad oggi, vi dico che il Napoli sta un attimino stand by su questa, e su altri, questa situazione. E altri arrivi non si parla di nient'altro? No, nessuno, ma il Napoli penso che sia a posto, ragazzi. Forse un nome Spalletti l'aveva fatto, voleva un play in realtà Spalletti, però poi vai a vedere lì in mezzo, tutti ti stanno dando risposte importanti perché Lobotka è stato probabilmente per me il migliore Anghissa. Con la Juve. Certo, anche comunque ce li ha. Elmas lo metti, fa bene. Zilischi lo puoi mettere anche in mediana. Diciamo che il Napoli su quello è coperto, considerando che praticamente già tutti
o stanno avendo o hanno avuto il Covid, potrebbe essere poi una seconda parte di stagione in discesa sotto questo punto di vista. Va bene, allora grazie Arturo. Allora io volevo farmi un giro con voi degli uomini partita, va bene? Abbiamo visto la formazione della Sampdoria, abbiamo visto la formazione del Napoli, inizio con te Andrea. Assolutamente, dove può Insigne vincere? Sarà dove decisivo questa partita. Insigne questa partita, sì. Yolanda? Io per risponderti brevemente a prima, il Napoli è forte, tutti gli slot sono occupati, quindi se non va via nessuno non arriva nessuno. Quindi giusto per purtroppo spegnere un attimo i sogni di gennaio, questa almeno è la situazione. Bene, ma non abbiamo mai Uomo partita, confido in Mertens nuovamente. Mertens di nuovo. Turco? No, il fatto di Goulam che recupero di Cimognan, cioè sono di 5-6 anni che diceva Goulam recuperato, poi vabbè, vuoi sapere l'uomo partita? Sì. Te lo dico subito. Rachmani. Lui non sapeva cosa dire, capito? No, ti dico che segna pure sul calcio d'angolo. Ho voluto fare quello che... Vabbè, ok. Peppe, vabbè, tu sì. Giuro un coppo il tuo pullman che... Segna Rachmani. Fui controllo prima, la gente ma mi ha meravigliato oggi. Segna Rachmani. Mi ha meravigliato, anche se c'è uno... Petagna, uomo... Partita. Guardalo qua, questo cilindro! Ti dico un'altra cosa, anche con Goulam ci hanno fatto fana da voto lo presidente. Sì, incredibile. Io non lo so se ci sono queste risurrezioni improvvise, però ci sono state le defezioni di Mario Rui, per cui doveva per forza giocare e alla fine è andata dopo così. Quindi mercato bene, siamo a posto, così. Oh. Invece per me ci dovrebbero essere tutti i giorni i titoli così sul giornale, ma anche il terzino sinistro e sottotitolo, manca il terzino sinistro, prefazione, manca un terzino sinistro. Sì, no, alla fine. No, tu invece, pensa da tre anni e mezzo. In realtà ci troviamo l'anno prossimo con Goulam, Mario Rui e Mandanda. Cioè, belli tre. No, volevo provocarlo, se non lo facevano giocare per il rinnovo? Ma ce l'hai tu a Goulam? Ma quando mai? Proprio per non fargli il rinnovo, dici di no? Ma va, allora. Uno che fa una partita in quattro anni mi chiede pure il rinnovo, lo prendo con le scarpe. Allora, vediamoci intanto la vignetta di Gianluca Musca, che è post feste. Allora, e dopo, ma pari il... Sì. Questo sei tu, infatti, questo sei tu. E dopo le abbuffate delle feste, cosa è previsto della dieta? Oggi una genovese e giovedì una bella fiorentina. Italia mele? Mica no, male. No, se lo somiglia. Mica male. Allora... Somiglia. Quindi, si gioca. Deal, parla! Ci parla che i cartelli. Lunedì alle 15:30 si gioca. Cambiato gli orari. Chi passa parlando che cartelli, Arturo? In Bologna, ma non era argomento, però, lo diciamo poi. Sì. No! Sono 1530 giorni che Napoli deve comprare il terzino. Dal 1 novembre 2017. Se li conta i giorni. Signori, ci vediamo tra un poco per... Io faccio un pezzo che tenga aggiornato ogni tanto, sui giorni, ma veramente se non lo legge mai. Ci vediamo tra un po', quindi amici, Energia Azzurra, per questo Napoli-Sampdoria. Forza Napoli sempre, ci trovate qua. Ma ce l'hai tra qua? Un po'.